un luogo importantissimo per la crescita di un grande campione. Sì, il compianto Kobe ha mosso, diciamo, i suoi primi passi qua. Oggi lo piangiamo insieme naturalmente alla figlia e a tutte le vittime di questa tragedia. È importante per noi, ripeto, perché lo abbiamo visto giocare qua, ha giocato con i ragazzi nostri delle polisportive giovanili salesiane. E ai tempi in cui il torneo primavera, diciamo, echeggiava nel rione Modena in maniera importante. Una folla di bambini, quelli che erano in quella famosa foto con lui oggi portano i bambini qua. Ricordarlo è bello ricordarlo, ma nello stesso tempo abbiamo questo rimpianto di averlo perso. Ci eravamo lasciati qualche mese fa in occasione dell'inaugurazione del campo all'aperto, dove proprio questa mattina si è giocato il torneo. Probabilmente potrebbe avere una destinazione come naming quel campo. Sì, questo lo abbiamo pensato proprio per questo motivo, insomma. Di fare questo Open Day qui, oggi. È una bellissima presenza di tanti ragazzi, di tanti bambini per i quali magari, ecco, Kobe può essere un modello da seguire, anche perché era una persona, da quello che abbiamo sentito, fantastica. E oggi i ragazzi si stanno divertendo in maniera spensierata, magari, ecco, guardando le foto di Kobe avranno come modello lui da seguire e insomma cercheranno anche di farsi di arrivare a quel sogno per loro che potrebbe nascere anche nel basket. Ma la metrologeria lo ricorda Kobe, ricorda qualcosa? Io ricordo lui portato per mano dal papà, io ero un istruttore già qua a quei tempi, e lo ricordo che era molto, molto esuberante, molto scattante, si vedeva già che era un piccolo campioncino. Voleva giocare sempre, era il campo e la palla per lui, secondo me, erano essenziali, erano una questione di oltre che di divertimento, ripeto, era qualcosa che gli apparteneva, ce l'aveva nel DNA.